I misteri di Malta. In 7 anni, 7 delitti senza colpevoli. L'ultima vittima, la giornalista Daphne Caruana Galizia. Le indagini sul traffico illegale di gasolio e le piste che conducono in Italia. Quanto impiega di Daphne Caruana Galizia? La scuola quanto impiega, il fatto quanto impiega contratto a Sarsnin non ha la paraffina Daphne Caruana Galizia, la coscienza di un'isola, la giornalista schiva che dal chiuso della sua casa in collina si trasforma in una furia online. Il suo blog, un po' Wikileaks, un po' Dagospia, è lo spauracchio di corrotti e faccendieri, lettura quotidiana per migliaia di maltesi, toni a volte aggressivi ma contenuti rigorosi. Scandagliando la banca dati del malaffare, nota come Panama Papers, la 53enne madre di 3 figli squarcia la copertina patinata di quella che molti definiscono l'isola del tesoro. Perché non c'è business illegale in cui questo piccolo stato non sia in qualche modo coinvolto. Conti offshore, riciclaggio, traffici di ogni genere. Ma tra le tante piste aperte dopo la sua morte, una convince più di altre e tocca l'Italia, quella del contrabbando di carburanti dalla vicina Libia. Un'altra bomba in un'auto e un'altra vittima. E ho pensato, ecco, un altro trafficante di diesel, perché il modello che emerge dagli assassini degli ultimi anni è che contrabbandieri di diesel vengono fatti esplodere nelle loro auto. I narcotrafficanti sono uccisi da sicari. Quello di Daphne Galizia, infatti, non è il primo attentato con queste modalità. A Malta, dal 2010 a oggi, ce ne sono stati 7. Delitti rimasti senza un colpevole, che la blogger legava al business del gasolio illegale. In 2 casi, quelli di Darren De Gabriele e Martin Caccia, ufficialmente pescatori, ci sono pochi dubbi. Lo scriveva anche lei sul blog, chiedendosi se la prossima vittima sarebbe stata Darren De Bono. Ex calciatore della nazionale maltese, De Bono è stato arrestato il 20 ottobre a Lampedusa. Secondo l'inchiesta Dirty Oil della Procura di Catania, è la mente di un'organizzazione italo-maltese dedita al traffico di diesel verso l'Italia. A fornirlo il capo di una milizia libica, Fahmi Ben Khalifa. Lo schema è noto da tempo. Pescherecci modificati trasferiscono il prodotto trafugato dalle raffinerie libiche su navi cisterna, le cosiddette bettoline, appostate in acque internazionali. Da qui le navi raggiungono Hurts Bank, a sud-est di Malta, dove li attende la nave madre. Il trasbordo in queste immagini riprese dalla Guardia di Finanza. Infine il viaggio verso le raffinerie di Augusta e altri porti italiani. Tra i componenti della banda sgominata, capace di movimentare 80 milioni di litri l'anno, c'era Nicola Orazio Romeo, vicino al clan dei Santa Paola. Il suo nome compare proprio nei Panama Papers, nel filone dei cosiddetti Malta Files, quelli su cui lavorava Daphne Caruana Galizia. Malta, l'Italia e la Libia. L'autrice della prima inchiesta sull'argomento, la giornalista americana Anne Marlowe, scrive su Twitter: l'esplosivo che ha ucciso Daphne veniva dal porto libico di Zuara. Malgrado il duro colpo inferto dagli inquirenti italiani, il contrabbando di carburanti va avanti al largo di Malta. E per capirlo basta alzarsi in volo. A bordo di un ultraleggero ci accompagna una guida esperta che chiede l'anonimato. Racconta di essere amico di Daphne Galizia. Lei gli chiedeva informazioni su questi traffici. Decolliamo. Alla nostra destra sfila il terminal di Delimara. Ma qui le petroliere illegali non attraccano, dice lui. Quelle restano a largo. Poi le gabbie dei tonni. Quando sono belli grossi vengono surgelati sul posto e spediti in Giappone. Passa una nave da guerra russa, diretta forse in Siria. Infine, eccole. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. E sono tutte di contrabbandieri? Sì, sono tutte illegali. Tutte illegali? Sì. La zona di Hurts Bank si trova a 12 miglia da Malta, un santuario per petroliere, legali e non, in mezzo al Mediterraneo. Acque tranquille nelle quali attendere ordini dai porti o dagli armatori. Questa si chiama Go East, le ha sparato contro la guardia costiera libica. E sai perché? Perché caricava carburante rubato. Questa invece è proprio libica. Sono acque internazionali, nessuno controlla. Questa è famosa nel business, è la Turu.
Adesso che la Guardia di Finanza ha beccato la Seamaster X e la Barbossa Star, non sono qui, ma da qualche parte verso la Libia. Quindi sono ancora operative oppure no? Sono ancora operative. Eccone un'altra, quella arancione. Le traccio con le applicazioni, ma a volte il transponder è spento. E perché spengono il transponder? Lo spegni quando fai qualcosa di male. Ho notato che quelle dei trafficanti sono un po' più malandate. È proprio così. Vengono da Zawiya, Libia? Sì, o da Zuara. È pericoloso a Malta parlare di questo? Sì, certo. Business as usual nelle acque maltesi e gli affari continuano uguali anche a terra. In questa isola, groviglio di interessi che Daphne Galizia era determinata a districare.